Grazie Presidente. Gentili colleghi, l'aspetto più drammatico della strage di Nassiriya è che, a nostro parere, non fu uno scontro tra buoni e cattivi, non fu un attacco di militari che fecero strage di civili inermi. Da una parte e dall'altra, infatti, vi erano delle vittime. E i responsabili politici e morali, i mandanti di quella strage, non sono mai stati puniti. Tutti noi ricordiamo commossi 19 italiani deceduti in quell'attacco kamikaze e oggi siamo vicini ai loro familiari. A volte ricordiamo anche i 9 iracheni che lavoravano nella base italiana, ma non troppo spesso. Nessuno ricorda però il giovane marocchino che si suicidò per portare a compimento quella strage. Quando si parla di lui, se ne parla solo come di un assassino e non anche come di una vittima, perché anch'egli fu vittima oltre che carnefice. Una ideologia criminale lo aveva convinto che quella strage fosse un gesto eroico e lo aveva mandato a morire e non escluso che quel giovane, come tanti kamikaze islamici, fosse spinto dalla fame, dalla speranza che quel suo sacrificio sarebbe servito per far vivere meglio i suoi familiari, che spesso vengono risarciti per il sacrificio del loro caro. E se i nostri militari furono vittime, non furono solo vittime dell'ideologia terroristica, ma anche della politica occidentale, la politica dei nostri governi, che spedirono e continuano a spedire i nostri ragazzi sui fronti di guerra, raccontandogli che è eroico occupare i territori di altri popoli, col pretesto che si sta portando la pace, quando invece si fomentano talvolta le ideologie terroristiche e tutti i drammi che ne conseguono. Vorremmo ricordare la provetta agitata da Colin Powell al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che avrebbe dimostrato al mondo la presenza di armi di sterminio di massa, che in verità non vennero mai trovati. Lo stesso Colin Powell, solo recentemente purtroppo, ha detto di essere stato lui stesso raggirato da quella colossale truffa che portò all'occupazione dell'Iraq. L'esistenza di quella truffa, di quella menzogna che ha portato al massacro di decine di migliaia di persone, sembra non sia servita di lezione ai governi europei, che hanno continuato a credere alle balle organizzate a tavolino per scatenare nuovi ed atroci conflitti. La Libia, lo ha dichiarato ieri il ministro Bonino, è completamente fuori controllo, per esempio. L'Afghanistan ogni giorno è un calvario per gli afghani e per le truppe di occupazione. Per questo, e vado a concludere, gridiamo con tutta la nostra forza: mai più Nassiriya, mai più guerre di occupazione, mai più violazioni dell'articolo 11 della Costituzione. Lo ribadiamo, noi siamo vicini alle famiglie dei caduti e siamo vicini a tutte quelle persone che soffrono ogni giorno per queste guerre vergognose e per le menzogne dei nostri governi. Grazie.